Enzo Iacchetti è stato ospite di Silvia Toffanini insieme a suo figlio di nome Martino. Il sacco di Verissimo di oggi, 28 novembre 2015, il popolare conduttore avrebbe raccontato la malattia del fanciullo di tutti gli anni trascorsi in giro per il mondo da medici che dovevano curarlo. Anche il ragazzo però avrebbe mostrato un giusto approccio nei confronti della malattia. In alcune circostanze la notorietà ha aiutato, perché il fatto di essere un volto famoso ti aiuta di più rispetto a persone che magari sono senza casa, vittime di tragedie e terremoti, avrebbe raccontato Giacchetti. E poi le parole di Martino, che sarebbero state le seguenti: passavo i pomeriggi a leggere i suoi copioni e le sue battute, ma essenzialmente lui non è un comico, semmai è un malinconico dentro. È tutt'altro che una persona sempre allegra, così avrebbe detto il buon Martino Iacchetti. Vi ringrazio per l'ascolto e per la gentile visione. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, delle falsità o delle informazioni che non dovessero corrispondere alla verità dei fatti, me ne scuso in anticipo, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Grazie e